Allora, la mia chiarezza è questa: io ho l'obbligo, ho l'onore innanzitutto, ho l'onore di rappresentare la città di Avellino nel mondo calcistico, ho l'onere lo stesso di rappresentare l'Avellino, per cui se nessuno viene a darci una mano sono onorato e obbligato a fare il campionato da solo. Quindi purtroppo questa è la mia chiarezza. Ho detto che ci sono dei gruppi che vogliono venire, però come ho detto la volta scorsa e lo ripeto, è un refrain che non vorrei ripetere più, se le persone non vengono e mettono sul tavolo non i soldi da dare a Taccone, ma i soldi da investire nell'Avellino Calcio, io purtroppo sarò costretto ad andare da solo. E non è una cosa che mi piace, ma non perché non mi piace fare il calcio, non mi piace essere operato di preoccupazioni personali per portare avanti una stagione importante qual è quella che ci aspetta. Quindi la mia chiarezza è fondamentale. Ho detto precedentemente, e lo confermo, che se dovesse venire qualcuno finalmente a chiudere una trattativa di compartecipazione con Taccone, sarei di primi ad essere intervistati, sarei di primi ad essere interpellati e sarei di primi a cui presenterò il nuovo socio se dovesse venire. E non posso fare altro che prenderne atto. Ormai sono quasi 2 anni che abbiamo delle persone che ovviamente rimano contro l'Avellino. Sono un paio di anni, però insomma il fatto che ci siano pochi tifosi è uno stimolo in più. Dobbiamo fare in modo che questi tifosi tornino un'altra volta allo stadio, che vengano a darci il loro sostegno, non solo a noi, al mister, ai ragazzi, alla squadra, allo staff. E quindi è uno stimolo in più per noi. Ne prendo atto, ne prendo, perché le altre volte abbiamo avuto sempre delle presentazioni con parecchia gente. Mi ricordo quella di Tesserri in particolare, mi ricordo quella di Walter sicuramente, quindi abbiamo avuto una maggiore affluenza, diciamo, dei tifosi. Però insomma questo non è che mi spaventa, perché so bene che i tifosi bastano due vittorie importanti, o basta vedere la squadra che giochi in un certo modo, indipendentemente dai risultati il tifoso arriva di nuovo. E quindi, come ha detto il mister prima, il nostro obiettivo è lo stimolo. Abbiamo uno stimolo nuovo, vogliamo fare bene, vogliamo fare in modo di riavvicinare tutti a questa piazza, dobbiamo fare in modo che quei famosi 10.000 persone che abbiamo visto contro lo Spezia diventino la routine per il nostro campionato. Poi ci riusciamo meno, questo non lo so, ma le aspettative ci sono tutte, quindi cercheremo di fare bene, cercheremo di riavvicinare tutto il nostro pubblico, sia quello di Avellino che della provincia, alla squadra e a tutti noi. Voglio spendere una parolina sui giovani, per la verità, perché è importante questo, perché voi giustamente volete chiarezza da me, quindi io devo dare chiarezza anche sul comportamento della società. L'anno scorso abbiamo perso la bellezza di 850.000 euro dai contributi di Lega, perché i ragazzi giovani italiani, ne avevamo pochi, non hanno mai giocato o hanno giocato pochissimo. Allora questo è un altro obiettivo importante. Io non devo costringere all'allenatore o allo staff a far giocare ragazzi giovani, italiani, assolutamente no. Però l'allenatore aziendalista ragiona insieme a me, e quindi se abbiamo un giocatore non under italiano e un giocatore under italiano di proprietà, lui deve necessariamente valutare l'aspetto tecnico, ma dovrà valutare anche che a parità di qualità e a parità di consistenza nel campo, se possiamo far giocare un ragazzo giovane italiano under 23, è una cosa che fa bene alla società, fa bene a tutti noi, perché può portare anche qualche cosina di soldini in più nelle casse dell'Avellino, le quali risorse verranno evidentemente utilizzate successivamente per cercare di prendere ragazzi sempre più pronti, sempre più probanti e sempre più meritevoli di giocare in questa squadra. Io credo che la società, per bocca del presidente, abbia fatto una proposta di rinnovo di contratto estremamente importante ad un giocatore di 36 anni, un ragazzo, io lo definisco così, molto forte, che ha fatto la storia dell'Avellino degli ultimi anni, per cui è chiaro che a Gigi siamo grati al 100%, anche di più. Quindi io ho fatto un rinnovo triennale ad un giocatore che non è più giovanissimo, insomma, anche se il mister poco fa di là nell'altra parte ha detto anche io a 36 anni stavo bene, volevo giocare ancora, quindi non c'è dubbio che ha tutte le qualità, sia fisiche sia ovviamente di personalità, per poter affrontare altri campionati di Serie B. Ha delle, da quello che sento, perché poi sono chiacchiere che sento in giro, insomma, ha delle proposte da squadre di Lega Pro. Cioè io credo che non ci siano proprio paragoni
offerte comparabili di Lega Pro triennali e offerta dell'Avellino, non di una squadra di Serie B. Attenzione, perché come ho detto prima, onore d'onere, li sposo entrambi. Il nome dell'Avellino è un nome importante in ambito calcistico, nulla togliendo ovviamente alle squadre di Lega Pro che eventualmente hanno fatto proposta a Gigi. Quindi ha fatto un contratto triennale, nel quale è normale, da che mondo è mondo è così. Se fai un rinnovo triennale a qualche giocatore, qualche cosa deve lasciare sul campo, mi sembra evidente, ma è un fatto, non è che lo fa l'Avellino, lo fanno tutti, in tutto il mondo si fanno così, in questo modo. E quindi credo di aver fatto una proposta molto molto seria. E quindi la nostra intenzione, poi fra l'altro la sua, rispondo anche alla sua domanda ultima, perché nella sua domanda implicita c'era scritto resta o non resta, ma se non dovesse confermare lui la volontà di restare ad Avellino dal contratto triennale, vi ricordo che lui è sotto contratto con l'Avellino per quest'anno, quindi voglio dire, che problemi ci sono? Per quest'anno sicuramente giocherà con l'Avellino in un modo o nell'altro, quindi sotto contratto annuale o sotto contratto triennale. Quindi non vogliamo assolutamente fare a meno di Gigi, perché è una pedina non solo per me ma anche per il mister, fondamentale per questa squadra. Altri giocatori, abbiamo delle richieste degli altri giocatori, però per adesso io non le sto prendendo in considerazione, perché in questo momento ho necessità di dare al mister una squadra estremamente competitiva. Poi se nel corso della campagna acquisti dovessimo accorgerci che ci arriva una richiesta imprescindibile e alla quale non possiamo rinunciare, di qualche acquisto di qualche giocatore, poiché nel mondo calcistico giocatori ce ne sono, scusatemi, uso un termine antipatico, a chili sul mercato, se va via un giocatore importante prenderemo un altro giocatore importante che lo deve sostituire con le stesse caratteristiche. Quindi questa è la volontà dell'Avellino. Diciamo, per quanto riguarda i giovani, noi abbiamo avuto una riunione col presidente, il mister, il presidente giustamente vuole che in ritiro il mister abbia a disposizione molti, i giovani che già abbiamo noi, no? Quindi lasciamo stare che dicono in giro, dicunt, noi daremo al mister i giovani che già abbiamo avuto gli scorsi anni. Se devo prendere un 95 della, una squadra di A, se ce l'ho già, poi normale il mister, perché così si chiariscono i ruoli, dirà quello che il giovane può dare o meno. Quindi sui giovani prenderemo i giovani giusti, ma guardando anche quello che già abbiamo e resettando tutto, partendo da zero, perché il mister l'abbiamo preso in quanto lo riconosciamo anche un ottimo motivatore, sa gestire sia i giovani che sa gestire le persone meno giovani, quindi è importante che lui debba dare a tutti la stessa possibilità. Per quanto riguarda la squadra giovani, io non è che vedo molti giovani, confermando lo zoccolo duro, noi avremo Cavaia che è un 96, avremo l'eventuale alternativa, io una cosa posso fare, già non sono un ottimo oratore, poi, quindi prenderemo eventualmente un'alternativa a destra come quinto e poi in mezzo a campo vedremo in base a quello che abbiamo, quindi questa squadra giovane non la vedo, insomma, confermando il Ditaccio, De Risio. E questo è il problema, i nomi che si fanno, però no, sì, dico, però comunque saremo bravi a mettere i giovani nel posto giusto, cercando insomma di valutare prima quello che abbiamo e poi è naturale che per quanto concerne il portiere possiamo anche prendere un portiere giovane ma che già ha esperienza in B, insomma è normale, verificheremo la posizione di Lezzerini e poi è normale il quarto attaccante, sicuramente andremo su un under. In mezzo a campo è stato riconfermato Wilmots, oltre diciamo a De Risio, Ditaccio e D'Angelo. Dobbiamo valutare anche l'ASIC perché comunque viene da un infortunio, però oggettivamente una squadra proprio al giovane non è che la vedo. Inseriremo giovani giusti partendo anche da quelli che abbiamo, il mister valuterà poi, sì, ripeto, cercando di essere bravi a non far andare via eventualmente risorse che abbiamo già in casa. Devo essere sincero, a meno che non succedano degli stravolgimenti impressionanti, così come l'ho detto per i giovani, prendere per prendere a noi non serve. Lo stesso riguarda lo zoccolo duro, il presidente penso che abbia fatto anche un sacrificio economico, perché comunque conservare giocatori che già sono stati qua è importante, dà la possibilità insomma al mister di lavorare su un gruppo che conosce ambiente, conosce stadio, conosce addirittura il sintetico, quindi partiamo già con un passo avanti. E quindi questo, se voi fate un attimo una lettura dei confermati o meno, vi renderete conto che c'è ben poco da mettere su. Poi si sbaglio io, però io dire, questo fa sì che il mercato
può riservare qualche pedina negli ultimi giorni, giusto una pedina o due, però penso che per gli inizi di agosto la squadra sarà ben, ben definita, perché a meno che poi i giocatori su cui puntiamo non si sono dimenticati quello che di buono hanno fatto, e allora a quel punto sarà per noi crisi e quindi poi bisogna correre ai ripari gli ultimi giorni di mercato. Da un punto di vista di scelta della chiusura anticipata del calciomercato, è una riflessione che abbiamo fatto in Lega, evidentemente. Perché non vi dimenticate che il campionato inizia il 25 o il 26, non mi ricordo bene il giorno, adesso l'abbiamo stabilito un po' di tempo fa, e allora correre il rischio di iniziare il campionato con una finestra ancora aperta di giocatori che fanno la prima partita di campionato con l'Avellino e poi passano con la squadra con la quale ha giocato contro l'Avellino, paradossalmente la settimana dopo. Cioè, mi sembrava a tutti noi una cosa veramente fuori logica. Per cui abbiamo fatto un piccolo sacrificio insieme alla Serie A, loro hanno anticipato la loro stagione di calciomercato, noi l'abbiamo anticipata, quindi credo tutto sommato che ci siano motivazioni serie dietro questa situazione, quindi credo che porterà bene a tutti. Le persone devono scegliere nei tempi giusti, senza aspettare l'ultimo giorno necessariamente, perché il giocatore che arriva a fine calciomercato non ha fatto il ritiro, non ha fatto la preparazione, è una persona in più, un ibrido che si inserisce in un mosaico già costruito, quindi è sempre stata una cosa che a noi, perlomeno a me e al direttore, non è mai piaciuta. Quindi ci stiamo muovendo prima per fare in modo di dare al mister tutto quello che gli può servire, poi sarà lui valutare se abbiamo fatto bene o meno. D'altra parte tutte le scelte, lo dico inizialmente in modo che ci capiamo bene, tutte le scelte che stiamo facendo chiediamo sempre al mister se è contento di quello che stiamo prendendo. Quindi è inutile che ci dite il mister è contento o non è contento, ve lo dico io, il mister vi potrà confermare quello che io dico. E quindi saprete che il giocatore che viene ad Avellino è stato selezionato in base a caratteristiche tecniche del mister e a valutazioni economiche naturalmente da parte della società.